la prima pagina di Repubblica, il titolo Antifascismo proibito, mamma che mia. È insomma, un titolo Sì. leggermente forzato, Francesco, Sì, un po' vagamente forzato di Repubblica. Allora, che cosa è successo? È successo, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, c'è stata questa rissa di fronte a una scuola di Firenze fra ragazzi di destra e di sinistra. Fortunatamente non si è fatto eccessivamente male nessuno. Sono cose che possono capitare per un volantinaggio. Io ovviamente non è che sono a favore delle sberle, dei calci, di queste cose qua, per carità, assolutamente no. Dopodiché capisco anche che sono cose che accadono quando ci sono delle passioni molto forti, politiche, si è giovani, si fanno queste cose. Trasformarlo nel segno che sta tornando il fascismo, sta tornando la dittatura, mi sembra francamente antistorico. Guardate, io non voglio difendere l'una parte e l'altra, sto cercando di avere una visione, diciamo così, abbastanza neutra dei fatti, mi baso sui documenti, no? Non avrei problemi a dire hanno iniziato gli studenti di destra, quelli di sinistra, non è questo che conta, dai video sembra che abbiano iniziato quelli dei collettivi. Dopodiché però cosa è successo? È successo che una preside, una dirigente scolastica fiorentina, non della scuola, non del liceo Michelangelo, ma del liceo scientifico Leonardo da Vinci, ha mandato una circolare alla sua scuola, ai suoi studenti, una circolare che ieri è stata pubblicata integralmente dalla stampa assieme a un'intervista a questa dirigente. Una circolare che io trovo francamente inaccettabile, ma non perché la signora sia di sinistra, lo è evidentemente, poi sui suoi profili qualche anno fa aveva fatto anche campagna elettorale, insomma, per le primarie del PD, ma questo chi se ne importa, gli insegnanti hanno diritto ad avere le loro opinioni, ci sta pure che facciano politica, evviva, io ho avuto solo degli insegnanti, praticamente solo insegnanti comunisti al liceo, sono contentissimo di averli avuti, erano bravissime persone e anche bravissimi insegnanti. Dopodiché, questa signora però dice delle cose che non si possono sentire da un dirigente scolastico, cioè il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone, è nato ai bordi di un marciapiede qualunque con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti. Beh, potremmo discutere molto su come sia nato il fascismo storicamente, è un professore, dovrebbe utilizzare un po' meno ideologia, un po' più racconto della storia. Poi cita Gramsci, la professoressa Annalisa Savino, così si chiama, dice odio gli indifferenti, diceva un grande italiano Antonio Gramsci, che i fascisti chiusero in un carcere fino alla morte, impauriti come conigli dalla forza delle sue idee. In realtà anche qui la professoressa dovrebbe documentarsi un pochino, perché di Gramsci Gramsci alla fine della vita fu data la libertà condizionata e la storiografia più recente ha messo in luce. Sicuramente l'hanno messo in carcere, l'ha messo in carcere il fascismo, dopodiché però la vicenda della scarcerazione, le trattative che si fecero con Mosca e con il Partito Comunista d'Italia sono molto più complicate di così, ci furono anche delle pressioni probabilmente dall'URSS per lasciarlo dove stava, perché la linea politica non era esattamente quella condivisa, ci fu una separazione in quegli anni fra Togliatti e Gramsci, Togliatti che sosteneva Stalin, no? Che fosse, insomma, l'importante fosse che la guida del partito sovietico fosse nelle mani di un uomo forte come Stalin, mentre Gramsci aveva decisamente più dubbi. La famiglia di Gramsci tra l'altro rimase in Russia, Giancarlo Lehner qualche anno fa dedicò un bel libro alla famiglia Gramsci in Russia, in cui si raccontava, insomma, come vissero e non vissero benissimo, subirono costanti pressioni, vissero in povertà, insomma la vicenda un po' più complicata, e forse io credo un insegnante dovrebbe insegnare più la complessità pur mantenendo le sue visioni politiche. Sentire queste cose, sentire gli inviti a leggere Primo Levi, certo che va letto Primo Levi, Primo Levi però pur nel dramma da lui vissuto aveva una visione appunto critica, di costante messa in discussione, non è affatto, non è mai stato, e basta leggere i suoi libri bellissimi tutti, non è mai stato un, come dire, monolitico, fanatico, no, di queste cose. Comunque io, insomma, ritengo molto, molto sbagliata proprio per questo, no, per l'assenza di un pensiero critico e solo la ripetizione di slogan, questa lettera di una dirigente scolastica. Le ha risposto ieri il ministro dell'istruzione Valditara dicendo che non si deve fare politica nelle scuole,
in questa maniera. Io ritengo che si debba fare politica, si possa fare politica, si possa mostrare agli studenti che esistono le posizioni, tutti noi le abbiamo, però si debba dare poi a tutti la possibilità di riflettere, discutere e non demonizzare una parte sola. E qui c'è un problema che riguarda appunto la violenza, dice la preside. Questa preside dice: no, io sono contro, bisogna dire che la violenza non deve stare, la violenza deve essere bandita dalla politica. Ecco, a Firenze sono successe delle cose un po' particolari, cioè è successo che contro, dopo questa rissa, diciamo, che ha coinvolto e ha visto non il fermo, ma l'identificazione da parte delle forze dell'ordine di 6 studenti di destra, di Azione Studentesca, si era detto che erano adulti, che avevano picchiato ragazzini, in realtà sono 6 ragazzini, 3 maggiorenni, uno di 18, uno di 19, uno di 20 anni e 3 minorenni, che si sono appunto picchiati con altri di sinistra. E, è stato fatto un corteo dai vari collettivi, a cui hanno partecipato anche esponenti delle istituzioni del PD fiorentino. Alcuni esponenti sono stati cacciati da quel corteo, accusati a loro volta di essere fascisti, che è curioso, diciamo, no? Vanno quelli del PD e li mandano via dicendo che sono fascisti. Altri hanno partecipato in quel corteo, sono state mostrate le fotografie dei giovani di destra coinvolti nella cosa, le facce con nomi e cognomi, e gli è stato detto, come dire, che sono stati minacciati proprio fisicamente in piazza, dicendo che devono avere paura di uscire di casa, di andare dal fruttivendolo, di andare dall'ortolano. Ora, se questo è un modo, con dei ragazzini, no, invitando durante un corteo a seguirli e a pestarli e a linciarli, forse non è esattamente il miglior modo per togliere la politica dalla strada e dalle botte, dalla violenza.